Ciao, mi trovo in provincia di Torino. Sono venuta a visitare una villa molto antica del 1600, Villa Moglia. Adesso entro dentro e vado a visitarla. Guarda l'antichità, guarda. Entriamo. Io già ero venuta l'anno scorso qui, solo che purtroppo era tutto chiuso, sbarrato, non si poteva entrare. Adesso qualcuno ci ha pensato, vedi? A fare un varco per l'apertura di questa villa. Entriamo dentro. Ecco qui, guarda i soffitti, guarda. Che antichità! Guarda che soffitti, oh. Mamma mia! Stupendi, guarda che antichità! Mamma mia! Guarda le finestre, oh. Guarda le finestre, oh. Mamma mia! Qui c'era il lampadario, ora ci sono delle crepe lì sotto al soffitto. E questo forse c'era il lampadario qui. Andiamo a vedere di qui. Andiamo a vedere. C'è anche la chiesa, eh. C'è anche la chiesa. Io andrei prima di qui, andrei a vedere prima la chiesa. Allora. È pericoloso e pericolante questa villa, eh. Davvero molto, guarda i pavimenti, oh. Guarda i pavimenti, che antichità, guarda qui, oh. È crollata tutta, guarda, guarda sopra, guarda, è tutta crollata, vedi, vedi qui, vedi, la finestra murata, vedi, è tutto crollato, guarda, guarda, povera villa. Andiamo a vedere di qui, andiamo a vedere di qui cosa c'è, e pure qui l'hanno murata. Qui c'è un'altra entrata, vedi? C'è un'altra entrata. Allora, qui c'è un gradino rotto. Bisogna fare attenzione. Perché è veramente pericoloso al massimo. Eccoci qua. Guarda qui, guarda qui tutti i mobili antichi. Ecco la chiesa! Ecco la chiesa, mamma mia che bella! Ecco la chiesa di Villa Moglia! Guarda! Guarda qui, guarda! La chiesa sconsacrata! Guarda qui, oh. Vedi, vedi! Guarda qui, murales! Guarda che bei murales! Guarda! Guarda le sopra com'è! Vedi? Originale, tutti i soffitti, guarda. Lascia stare i murales perché pure, vabbè, i murales sono bellissimi. Guarda, questo è l'altare. L'altare, guarda, lì ci hanno fatto quel disegno bellissimo. Complimenti all'artista veramente che ha fatto quel teschio che è favoloso. Guarda qui, guarda tutti i disegni. Guarda, qui ci vengono a fare le messe nere. È bellissimo. Peccato che sia sconsacrata sta. Vedi qui, guarda, l'inferno. Guarda, complimenti a chi ha fatto questo murales che è qualcosa di spettacolare, guarda lì. Aspetta, te lo devo far vedere meglio perché questo murales è fenomenale, guarda qui che bella, guarda, guarda, guarda qui. Però anche la chiesa merita, guarda, questo è l'altare, vedi, questo è un altro murales, guarda. Guarda, pure qui ci hanno fatto la Madonna nera. Guarda la Madonna nera. E guarda lì, che bello. Ma questo è spettacolare. Guarda lo scheletro, guarda lo scheletro. È bellissimo. Witt-Alberg-Ei. Guarda, questo era l'ingresso, vedi? L'ingresso che hanno murato, ci hanno messo le tavole di legno per non far passare a nessuno. Guarda qui, guarda. Ti volevo far vedere gli affreschi, guarda i dipinti sopra, guarda. Guarda i dipinti. Guarda, che antichità. Che antichità. Riguardo ai murales direi che modernità. Mamma mia, andiamoci a vedere un po' l'altare, l'altare della chiesa. Vedi, 666, eh?
666. Guarda che altare, oh, tutto in marmo. Hai visto? Questo è tutto marmo. Guarda qui, guarda. Guarda qui, oh. Un'antichità, guarda com'è fatto, guarda. Guarda. E guarda questo, questa fiamma qui, vedi? Questo simbolo che non so cosa simboleggia. Eh? Ah, mamma mia. Le colonne, qui era tutto dorato, vedi? La colonna era tutta dorata, vedi? Vedi? Anche qui le colonne dorate. Guarda. Guarda. Guarda che bello, guarda. E che antichità. Che antichità di chiesa. Guarda qui, guarda. Spettacolare. Spettacolare. Adesso è sconsacrata, però. Però comunque bella, è bella comunque, l'antichità è quella che conta, guarda. Guarda qui, guarda. E dopo vengo a fare le foto alla chiesa. Adesso io vado a visitare, vi faccio un'altra ripresa. Un'altra ripresa della chiesa. Guarda. 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 Guarda che bella, guarda, guarda. Che bella. Andiamo a visitare la villa e dopo torno alla chiesa. Andiamo a visitare la villa. Guarda, lì c'era un lampadario, hai visto? Qua tutta roba per terra, buttata. Cosa c'è qui? Qua, qui c'è scritto tutto in latino, ma non ci capisco niente. Durante la reggenza di Giovan Battista Rosario, sì, la chiesa è stata rinnovata nell'anno 1758. Che antichità! Puoi leggere, puoi leggere. E poi dopo che è stato nel 1759 è stata benedetta dal Carlo Giacinto Buglione della Basilica di Cistercense. Che antichità, avete sentito? È stata ristrutturata nel 700. 1758. Piano piano. Dopo torniamo a vedere la chiesa, adesso piano piano ce la andiamo a visitare la villa. Guardate, guardate i gradini come sono. 1, 2, 3, 4 e 5. Ecco qui. Andiamo a vedere la villa, va. E andiamo, andiamo. Anche questi. Proprio malandata proprio, sta villa è proprio malandata. Allora, siamo entrati di qui, che ti ho fatto vedere il soffitto. Adesso andiamo per di qui. Qui chissà cosa c'era qui. Guarda qui, oh. Guarda qui, guarda, sta crollando tutto. Hai visto? Hai visto che sta crollando tutto? Di qui cosa c'è? Niente. Niente proprio. Guarda. Guarda, guarda. Ti voglio far vedere adesso quel poco che rimane. Dei dipinti. Guarda i dipinti, i soffitti. Guarda qui, guarda. Guarda che bello, guarda. Guarda che bello, poi sopra è tutto diroccato, vedi? Sta crollando tutto. Guarda, guarda. Dov'è che c'è gente? Altre persone? Ah. Vedi, c'è un po' di gente oggi, eh? Guarda che maniglia, oh! Guarda che maniglia dell'Ottocento! Che antichità! Mamma mia, che antichità! C'è tanta gente oggi. Oggi è domenica. Vedi qui la scalinata che va su. Dopo andiamo a visitarla. Andiamo a vedere di qua. Di che cosa c'è? Cosa c'è di qui? I cessi, oh! I cessi!
Guarda qui, Rob. Guarda qui il cesso alla turca. Guarda qui il cesso alla turca. Mamma mia, che antichità. Vedi, c'è anche lo scarico. Il cesso alla turca. Vedi? Mamma mia. Lasciamo stare, ci sono dei disegni un po', diciamo, inquietanti dentro. Altra gente. Vedono evidentemente. C'è un po' di gente oggi, non so, non è proprio la giornata adatta, però io continuo a fare la mia esplorazione. Guarda qui, guarda, guarda, ti faccio vedere i soffitti, guarda, guarda che belli, guarda. Questa era un'altra stanza, vedi? I murales, vedi? È entrato qualcuno? Proseguiamo, è tutta diroccata, è tutta diroccata, aspetta. Guarda qui, oh, guarda qui, oh. Vedi che è crollata tutta, vedi? Tutta diroccata, guarda, povera villa, guarda. È tutta crollata. Andiamo a vedere di qua cosa c'è. Aspetta che adesso accendo pure il K2. Vedi qui le scale, oh. Vabbè che si sale pure dall'altra parte, però queste scale proprio non esistono più, guarda. Tutte crollate. Guarda le scale che portavano ai piani di sopra. Guarda qui, guarda. Guarda qui l'avevano murata, vedi? L'avevano murata qui. Cosa c'è qui? È tutto diroccato, attenzione. Cosa c'è? È un'altra stanza. Vediamo, vediamo. È un'altra stanza che è da fuori anche, vedi? Vedi? Un'altra stanza, oh. Vedi? Non c'è niente proprio. Pavimento, guarda il pavimento, che era un parquet in legno, guarda qui. La fine che sta facendo, guarda. Guarda, sta crollando tutto. Sta crollando tutto. Volevo accendere, adesso vedo se riesco a prendere il K2 per vedere un po' se c'è qualche presenza qui, perché questa villa è anche nella chiesa, prima non ho visto, però dopo ci ritorno nella chiesa, ci fanno, insomma, è usata per fare dei riti, quindi sicuramente ci sarà un'entità lì dentro. Aspetta che devo vedere se riesco a prendere il K2. Perché è uno strumento importante per quando si viene in questi posti. Questa è la villa più occulta di Torino. Vediamo, dov'è il K2? Dov'è, dov'è, dov'è? Dovrebbe stare qui. Ce l'ho quasi fatta, sperando che non cade niente. Eccolo qui, l'ho preso. La torcia usiamo la tua, tanto. Andiamo a vedere di lì cosa c'è. Andiamo a vedere. Allora, accendo il K2, eh. Facendo il K2, vediamo. Per ora tutto tace, non c'è nessuno qui. Vediamo, vediamo qui cosa c'è. Cos'è qui? Cos'era? Una cantina forse? Non vedo niente. Se illumino un po'. Vedi che ci sono qua, mi pare. No, ci sono delle mensole. Guarda, ci sono delle mensole qui sopra. Illumina lontano, vediamo. È tipo una cantina, un cunicolo, non lo so. Che cos'è? Che cos'è sta roba? Tutto fatto in pietra, che antichità. Guarda qui, oh. C'è pure un lavandino qui, oh. Guarda che lavandino antico. Guarda, c'è un tubo tutto arrugginito.
Che antichità! Chissà cos'era questa. Secondo me era una cantina qui. Però non c'è il V. Il V ormai non c'è, è una Questa cantina. qualche ristrutturazione successiva, no? Ai È tempi. una ristrutturazione, tu dici? Sì. La Milleseicento, Non c'è aggiungono niente qui dentro, però, raga. cose successive. Sì. Sto pavimento fa paura, sto pavimento. Qua regge ancora un po', però non è che poi. Guarda le scale lì, guarda le scale, guarda il pavimento, traballa. Guarda qui, oh. Ho visto prima da quando sono entrata tutta sta roba, tutto sto crollo, hanno rotto il muro, hanno spaccato tutto. E chissà di qui dove si andava. Guarda, è tutto pericolante, è tutto diroccato. Guarda, qui ci hanno fatto i murales, qui doveva essere un altro cesso, secondo me qui c'era un altro cesso, chissà, secondo me sì, però non si vede niente, vedi tutta sta roba per terra, guarda, che antichità, andiamo a vedere, ripassiamo di qui. L'inferno, vedi? Da sta parte si va. Da sta parte. Vediamo. C'è? C'è qualcuno? Vedi il parquet come traballa qui, oh. Il parquet. Qua era il cesso che ho visto prima e andiamo a vedere al piano di sopra. Vediamo al piano di sopra cosa c'è. Guarda che ci sono le scale, vedi? Un po' pericolanti. Sì, andiamo, andiamo. Bellissima questa villa. Peccato che è messa così male. Era meglio. Ma è tanto che è abbandonata. Un secolo quasi. Anni 50. Ah, bene, andiamo a vedere di qua. Da Milano. Noi siamo andati la scorsa domenica al mercato. Sì. Poi siamo tutti anche all'altro C'è ospedale. qualcosa di interessante. Ah, l'ospedale è quello lì. Il mercato c'è la chiesa. Garbagnata. A Garbagnato, il manicomio. No, l'ospedale. Ah, l'ospedale di Garbagnato, quello dove siamo stati noi che sono venuti, ci C'è la hanno. chiesa, Sì. bello. Però io non ho potuto fare l'esplorazione perché sono venuti, chiamati da qualcuno, alcuni della. Che erano quei signori? Mercato o Garbagnate. Garbagnati sono Protezione venuti. civile, una roba del genere. Protezione civile. È un Signora, mercato. signora, deve uscire perché è Ma pericolante. sì, ma se c'erano tutte Ma le intere fatti i cazzi, c'era anche famiglie. un senzatetto dentro. C'erano tutte le intere famiglie che andavano su, che Sì, sembrava un porto di proprio per mare. rompere i coglioni, sai come sono quelli Invece a Bimercate non c'è quasi niente, c'è una bella chiesa, ma per accedere alla chiesa bisogna salire da una finestra. Però lì. Ah, molto bella. bella. Quella è la chiesa, secondo me, top del panorama Urbex, almeno in Italia. La chiesa Questa di l'avete vista, Mimercate. questa chiesa? Sì, l'abbiamo vista. Beh, è molto occulta. Ah, ma la chiesa di Mimercate ve la consigliamo. Sì, Vediamo. va bene. Come si chiama la chiesa di Mimercate? Non lo so, è Ah, vabbè, dentro comunque, l'ospedale dentro stesso. l'ospedale, perfetto, l'ospedale vecchio. Perché sì, l'ospedale vecchio, poi bisogna però, per arrivare alla chiesa, bisogna passare nel sottopasso che passa al di sotto della strada. Prima Sì. c'era un signore con una signora fuori.
fuori. Sì, infatti l'abbiamo visti. Sembra che vorrebbe entrare. Dovrebbe entrare. Anche per curiosare. Sono andati via adesso. Sono andati via, sì. Però qui non è accessibile, vedo che la pavimentazione è proprio. Non mi fate attenzione che va giù tutto. Va giù tutto, quindi faccio una ripresa da qui, non vado oltre. Ancora? Sì. Non facciamoci vedere. Ma secondo me già ci hanno visto. Vedete qui, vedete com'è? È tutta pericolante, sta crollando tutta, guarda. Guarda qui, guarda. Mamma mia, tutto il pavimento, è crollato tutto. Di lì non si può proprio accedere. Andiamo a vedere, guarda l'interruttore anni 20. Stanno andando via? Ah, vabbè. La gente è curiosa. Forse perché noi abbiamo lasciato pure la macchina qui davanti. Sì, vabbè. Sì, vabbè. Arrivederci, è stato un piacere vederci. Guardate questa stanza, questo salone, guarda, c'erano tutti gli affreschi, vedete? È crollato tutto. Non si può neanche andare perché è crollato anche il pavimento, guarda. Guarda il parquet tutto crollato. Guarda. È inaccessibile. Guarda qui, guarda. Povera villa. Questa è veramente in decadenza totale. Purtroppo non posso neanche andare a farvi vedere quell'altra stanza perché può crollare il pavimento e cado giù. E io non voglio assolutamente rischiare la vita per questo. La villa vi ho fatto vedere quello che si può vedere, e ci sono anche altri urbex prima qui che hanno fatto delle riprese, e la parte più bella direi che è la chiesa, che adesso ci ritorno e vi faccio un'altra ripresa. D'altronde poi la villa, guardate, guardate, è proprio caduta a pezzi, sta cadendo a pezzi, anzi già che le scale siamo riusciti a salire sopra perché proprio non si possono visitare, non si può visitare per niente. Guarda, ti faccio vedere un po' i soffitti. Guarda, guarda qui l'antichità, 1600, guarda. Guarda, guarda che antichità, guarda. Prima al signore ho detto dell'ospedale di Garbagnate, che è stata la mia prima esplorazione. Io sono stata lì la prima volta dopo i cimiteri, io ho iniziato a fare l'esplorazione con i cimiteri, poi la prima esplorazione in un luogo pubblico, è stato un luogo abbandonato, è stato l'ospedale di Garbagnate, dove mi hanno rotto i coglioni puntualmente uno che diceva di essere della protezione civile. E quindi quell'esplorazione mi è andata in porto e me la ricorderò sempre perché mi ha rotto i coglioni, gridava, chiamava, signora chi ha visto questa? Io anzi forse l'ho tolta proprio perché non è stata una bella esplorazione, però chi ha visto al vecchio canale che avevo, ha visto questa esplorazione, si ricorderà senz'altro. Comunque questa vedete la villa... Vedi, la Villa Moglia è veramente in uno stato di decadenza totale. Adesso riscendiamo giù. Purtroppo non vi posso far vedere il piano di sopra perché, come avete visto, sta crollando il parquet in legno, è tutto... Pure qui le scale, gli scalini, vedi? Qui c'è uno scalino che sta crollando. Quindi io scendo da questa parte, vedi, stavo andando per di giù proprio, guarda. Allora, vedete, un'altra ripresa di qui, adesso facciamo una ripresa generale. Purtroppo... Però è stata comunque una bella esplorazione perché è una villa che merita davvero. È una villa antichissima. Ritorniamo nella chiesa, che è il luogo, diciamo, più sicuro per adesso. E vi saluto da lì, dalla chiesa. Vi saluto dalla chiesa.
Eccoci qua, qui chissà dove si va. Ci saranno i sotterranei. Chissà se ci sono i sotterranei. Boh. Vediamo, vediamo. Voglio andare a vedere nella chiesa se c'è l'entità. Se c'è qualcuno. Vedi, qui è il pavimento e la stanza, vedi, pure questa sta crollando tutto. Guarda la maniglia, oh. Guarda che maniglia antica dell'Ottocento. Allora, vedo se mi posso risparmiare sto gradino. Acqua, l'ho risparmiato. Ecco qui. Rieccoci nella chiesa. La chiesa occulta della Villa Moglia. Ecco, che una volta era una chiesa, adesso è diventato luogo di occultismo, dai murales che si possono vedere e dalle belle immagini. A me piace l'occulto, mi piacciono i teschi, mi piacciono queste cose. Quindi io vedo che questo artista che ha fatto questi disegni è davvero bravissimo. Se questo artista segue il mio canale e vede questo video, mi fa sapere chi è, perché veramente è un grandissimo artista. Io non so se è merito tutto dello stesso artista, o sono più artisti che hanno fatto questi disegni, questi murales, ma sono veramente bellissimi. Ecco, dalla Villa Moglia e dalla chiesa occulta vi saluto. Vediamo se c'è qualcuno prima di salutarvi. C'è qualcuno qui? Lo poggio qua sopra. C'è qualcuno? C'è nessuno? Nessuno? Non c'è nessuno dentro questa chiesa? Niente, non rilevo nessuna presenza. Siamo un attimo in silenzio. Niente. Sì, c'è qualcuno, ha illuminato. Per un attimo ha illuminato. Avete visto? Un attimo proprio, eh. C'è qualcuno qui? Nella chiesa sconsacrata? Vuoi dare un cenno se sei qui? Ecco, avete visto? Avete visto che è illuminato? Io ero convinta che qui il K2, non come ieri quando sono andata al convento lì, perché ieri era impazzito proprio il K2, però ero convinta che si sarebbe acceso dentro sta chiesa. Perché sento veramente una presenza qui. C'è qualcuno qui, io la sento la presenza, vedete, si è illuminato un paio di volte, vediamo se si illumina di nuovo. Se sei qui, puoi fare illuminare il K2, questo strumento che ho in mano, per far sentire la tua presenza?
Eccolo, avete visto ragazzi? Vedi come illumina, vedi come illumina. Mamma mia, sei qui? È qui, è qui, è giallo, vedi, è giallo, poi arriva rosso, arriva rosso. È qui, sei qui? Ragazzi, avete visto? Avete visto? Vedi? Sei uomo o donna? Sei uomo o donna? Se sei donna, fa illuminare il K2. Sei un uomo? Se sei un uomo, fai illuminare il K2. Ecco, è un uomo. È un uomo. Si è illuminato, vedete? Io adesso starei qui ore e ore, ci sono i ragazzini fuori, ci sono dei ragazzi fuori che fanno casino, però la presenza c'era, non mi sbagliavo, per questo ho detto torno nella chiesa dopo, vi saluto dalla chiesa perché ho sentito la presenza. Bene, con questo è tutto, adesso vado a fare un'altra esplorazione perché sono già un po' in ritardo oggi, perché un'esplorazione non è andata a buon fine purtroppo, e quindi io starei qui anche con l'entità un'altra mezz'ora a vedere se si accende il K2, se si illumina, però preferisco fare un'altra esplorazione e salutarvi da qui. La villa ve l'ho fatta vedere, purtroppo vedi è illuminato ancora, vedi, purtroppo la villa vedete in che stato è, avete visto lo stato in cui versa. Va bene, da qui è tutto, dalla Villa Moglia, provincia di Torino, è tutto, alla prossima esplorazione, ciao.